This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. Sono le 2:30 di notte quando, orologio alla mano, Donald Trump sale finalmente sul palco del centro delle convention dell'Hilton a Miami e dice quello che aspettava di dire da 4 anni: abbiamo fatto la storia. Dista solo 5,7 chilometri da casa sua, Mar-a-Lago, il suo resort fatto villa. E quando sale sul palco, attorno a lui, ci sono un po' tutti. C'è il suo vice, J.D. Vance, c'è sua moglie, Melania Trump. E ci sono le promesse. Promette Donald Trump: questa sarà l'età dell'oro dell'America. Aiuteremo il paese a guarire. Tutti i giorni della mia vita combatterò per voi, per gli elettori che lo hanno votato, numerosi, vince per 5 milioni di scarto rispetto a Kamala Harris, il voto popolare. Donald Trump: combatterò per voi tutti i giorni fino all'ultimo respiro. I will fight for you, for your family and your future. Every single day I will be fighting for you and with every breath in my body. Trump felice, entusiasta, quasi senza freni, quello che sale sul palco di Palm Beach. E quando sale si presenta proprio come il fixer, l'aggiusta tutto. Io manterrò le promesse, nulla mi fermerà. Il compito che ci attende, dice Trump, non sarà facile, ma metterò ogni grammo di energia. È un fixer, l'aggiustatore, anche quando parla di guerre, dice Donald Trump, non inizierò guerre, anzi le fermerò. Lo dice parlando ai suoi sostenitori, ricordando che durante la sua prima presidenza, i suoi primi 4 anni, dal 2016 al 2020, venne per esempio sconfitto l'ISIS in tempi record. We defeated ISIS in record time. But we had no wars. They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. Non parlerà mai di partito repubblicano, ma solo di MAGA, di movimento Make America Great Again. E quando parla sul finire del suo discorso, alla fine si fa più conciliante e dice: mettiamo le divisioni del passato alle spalle. Ora siamo uniti. Un inedito. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. You had people in that group, excuse me, I saw the same pictures as you did. And I'm not saying it's going to be easy, but we will win. This is a democracy. Sfida per la Casa Bianca di Gerardo Greco e Giulio Uccero. Donald Trump will become the 47th president of the United States. Questa, come avete capito, è una puntata diversa, un po' più a caldo, forse anche con qualche emozione di più, visto che appunto la campagna elettorale per questa 47esima tornata presidenziale è appena finita, Giulio. E noi l'abbiamo seguita davvero tutta la notte, incollati agli schermi CNN, MSNBC, tutto quello che vuoi, Fox News. La verità è che la seguiamo da 9 mesi, insomma, nasce un bambino in 9 mesi e si tiene questa campagna che finisce con questa enorme foto di famiglia allargata, la famiglia numerosissima di Trump, i ringraziamenti, i figli, i nipoti e tutto il resto, e dall'altra parte il vicepresidente J.D. Vance, che sale sul palco anche lui. A un certo punto si alterna al microfono con Donald, gli dice: vieni qui, di due parole al microfono. E Vance racconta: questa è stata la più grande rimonta della storia americana. Il senatore dell'Ohio, che sarà vicepresidente, accettatelo, usa proprio il termine comeback, cioè rimonta, come il comeback kid, che era Clinton, che riuscì a vincere l'elezione anni e anni fa. Signor Presidente, la ringrazio per avermi permesso di unirmi a lei in questo incredibile viaggio. Il contesto tutto attorno è quasi messianico. Well,
Mr. President. I appreciate you allowing me to join you on this incredible journey. I thank you for the trust that you placed in me. And I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. Ringraziamenti a profusione, ringraziamenti a tutti, ovviamente agli elettori innanzitutto, al grande popolo MAGA, come abbiamo detto, un movimento, non più il vecchio Partito Repubblicano. E poi curiosamente Trump fa Trump, ringraziamenti anche alla madre di Melania, Amalia, che non c'è più, una donna bella dentro e fuori, dice il 47esimo presidente, non smentendosi mai. And we miss very much Melania's mother, Amalia. We miss Amalia, don't we, huh? She would be very happy right now, standing on this stage. She'd be so proud. She was a great woman, that one. Beautiful inside and out. E poi dal pubblico, tra i cappellini rossi MAGA, si leva una voce. Elon, Elon, dov'è Elon Musk? E Trump coglie la palla al balzo. Sono tanti i soldi che ha donato il miliardario Musk. Ma non solo quello poi, eh? E allora? E quindi lo ringrazia e dice: Musk, oggi è nata una stella. Who did you say? Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Ma che notte è stata questa per la democrazia americana e per la democrazia nel mondo? Forse il momento di passaggio, di conclusione di questa notte è stato intorno alle 2:15, quando la CNN ha assegnato una volta per tutte, la Fox l'aveva già fatto una mezz'oretta prima, la Pennsylvania a Donald Trump. La Pennsylvania era lo stato più in bilico di tutti, e Giulio Ceroli ha messi tutti in fila, no? Tutti e sette questi stati, li abbiamo seguiti e visti crescere come dei bambini. Ho passato la notte in effetti tra tutte le mappe elettorali ed è stata una notte piuttosto veloce, perché ovviamente le 2 di notte americane, da noi erano le 8 del mattino, quando ormai la Pennsylvania, quindi lo stato in bilico, lo swing state più in bilico di tutti, con più grandi elettori da assegnare e quindi il più attenzionato, è stato dichiarato vincente per Donald Trump. Questo ha cambiato completamente gli equilibri, ma la tendenza era chiara già dopo poche ore dalla chiusura delle urne. Come vi abbiamo raccontato una decina di volte, almeno mettendo in fila le nostre puntate, tutto si giocava su 7 stati. 2 erano nel Far West, 2 erano nel Sud americano, ma i 3 più importanti erano questi della fascia blu, della Rust Belt, cioè gli ex stati industriali americani: Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. E ancora non sappiamo esattamente com'è finita, però la tendenza è troppo chiara e soprattutto Trump alla fine ha già festeggiato. Cioè, quella fascia blu non è più blu, neanche per nulla, ma è diventata rossa, il rosso dei repubblicani, che è appunto un rosso un po' diverso, se vuoi un po' più intenso, un rosso bruno, sì, repubblicani, ma anche MAGA, ma anche sovranisti, ma anche nazionalisti, ma anche Proud Boys. E l'unico sollievo forse che possiamo trovare in questa notte americana che cambierà le sorti del mondo è che una vittoria così netta alla fine, sì, e schiacciante e incontestabile di Donald Trump sgombra il campo da qualsiasi tipo di disordine. E questo era uno dei problemi veri di questa nervosissima vigilia. C'erano stati vari district attorney, soprattutto in Pennsylvania, che avevano detto: guardate, non mettetevi a fare gli eroi, play militia, do not play militia, non mettetevi a fare la milizia, perché noi sapremmo rispondere. But I also want to be clear, anybody who thinks it's time to play militia, F around and find out. E dall'altra parte sappiamo che, mentre si tenevano le elezioni presidenziali, c'erano anche quelle per la Camera e soprattutto quelle per il Senato. I nuovi senatori, la maggior parte dei nuovi senatori, saranno repubblicani. Anche qui Trump ha vinto e Trump potrà fare un po' quello che gli pare. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. Tant'è vero
che cominciano già le voci su quale sarà il governo di Donald Trump da gennaio del prossimo anno, perché i nomi che si fanno sono tanti e anche sorprendenti, si sono fatti dal palco, due in particolare i nomi, prima quello di Elon Musk che abbiamo appena ricordato e poi quello di Robert Kennedy Jr., cioè due grandi alleati, uno più politico, l'altro più tycoon, più grande editore, non per caso di X, del più grande social del mondo, che hanno appoggiato in maniera devastante e probabilmente molto significativa proprio Trump. E Trump è una persona generosa. È una persona generosa e saprà ripagare i suoi finanziatori. E se per Elon Musk non sappiamo bene in quale casella potrà metterlo, ministro delle comunicazioni, forse dell'energia, chi lo sa? È molto chiaro invece il piano che Donald Trump ha per Robert Kennedy Jr., ve lo ricordate? Nipote di JFK. Quello con l'orso nel bagagliaio. Sì, con la testa di balena sul portapacchi della sua auto. È lui, un grande ambientalista. E soprattutto fiero Novax. Proprio per questo Donald Trump ha detto dal palco che Kennedy Jr. ci aiuterà a rendere l'America più sana. Quindi un ministero della salute. Che vorrà dire? Robert F. Kennedy Jr., he came in. And he's going to help make America healthy again. Forse anche perché una delle altre affermazioni di RFK, Robert Kennedy Jr., è quella che lo dà affetto da un morbo per il quale un verme si starebbe mangiando il suo cervello. Quindi la sanità direi è ideale. Ma torniamo seri, perché nel frattempo arrivano le felicitazioni, le congratulazioni di gran parte del mondo, quella gran parte del mondo che oggi si dichiara sovranista di destra, se non di destra estrema. C'è Viktor Orban, il premier ungherese, c'è Matteo Salvini, il vice premier italiano. Primo tra gli italiani a congratularsi e unico ad aver fatto una foto, diciamo, vera e propria al suo tempo, prima del 2016, con Donald Trump. Vedo che sei attentissimo e per questo ti chiedo, e mentre tutta questa festa trumpiana si compie, esplode, e Kamala Harris? Dov'è Kamala Harris? Dov'è la candidata democratica dell'ultima ora, quella che doveva essere la successione di Biden da vicepresidente a presidente? Beh, noi non l'abbiamo vista. Compare un suo portavoce nella hall, nella sala grande a Washington, che aspettava evidentemente la festa democratica, per dire che oggi Kamala non ci sarà, non si presenterà, aspetterà domani. So you won't hear from the vice president tonight, but you will hear from her tomorrow. She will be back here tomorrow to address not only the HU family, not only to address her supporters, but to address the nation. Siamo all'aperto, fa freddo. Freddo. Siamo a Washington, siamo alla Howard University. Qui Kamala Harris si è laureata, qui Kamala Harris ha aspettato per ore nel campus il risultato. Poi ha deciso, proprio come Hillary Clinton nel 2016, di non parlare, almeno per questa notte. Già, dov'è andata Kamala Harris, ma soprattutto dov'è andato il futuro del Partito Democratico, che oggi più che mai è un movimento completamente da rifondare. Sapranno le generazioni future di classe dirigente democratica, dopo i Clinton e gli Obama, rimetterlo in piedi? Questa è la grande questione, oltre a quella della democrazia nel mondo, delle guerre aperte da chiudere, degli immigrati da lasciare fuori dai muri e tutto quello che potete immaginare. È già tante domande e poche risposte. Un ultimo quesito allora lo lasciamo alla storia. E oggi, con Donald Trump, 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America, dove va il mondo? Alla storia, addirittura. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. Sfida per la Casa Bianca è un podcast scritto e condotto da Gerardo Greco e Giulio Uccero. Il coordinamento editoriale è di Anna Silvia Zippel. Per Accenture Media Tech, in produzione Paolo Prosperini. Editing e suono Giacomo Aloisi. Una produzione One Podcast.